del liceo Akeisa. Cosa? La banda della Akeisa? Sagara! Beh, sì. Però se ci mettessimo tutti insieme li potremmo anche battere. Sì, sì, in effetti. Già, in fondo potremmo dare loro una bella lezione. Su, seguitemi. Ma andiamo, che cavolo aspettate? Beh, ecco, a dire il vero. Io mi sono ricordato ora di un impegno. È vero, anch'io. Ah, dai tu, poi noi ti raggiungiamo. Ecco, io mi sbrigherò in un attimo, vedrai. Sì, io. Ehi, ma no, ragazzi, aspettate, ehi. Ma guarda che vigliacchi. Sono proprio inaffidabili. Prima dicono di essere amici di Mai e poi spariscono quando lui ha bisogno di loro. Che vigliacchi. D'accordo, lo aiuterò da solo. Anche se non sono un gigante, mi batterò. Ehi, attenti a voi, io sono Tanigawa del liceo Beni. Lo so. Ciao, è successo qualche cosa? Mi sembri un po' preoccupato. Ito. Dov'è Mai? Ah, è nei guai. Oh no, come non detto. Non posso certo chiedere aiuto a te. Ehi, Tanigawa, mi spieghi che cosa è successo? Se chiedessi aiuto a lui, Mai mi ucciderebbe. Aspetta, Tanigawa. È tutto a posto, non è... Se sei nei guai, devi dirmelo, Tanigawa. Frequentiamo scuole diverse, ma questo non ci impedisce di essere amici. Quindi dimmi che cosa ti sta succedendo. Ma... Ito, tu... Avanti, alzati in piedi. Alzati in piedi, rammollito. Si può sapere che razza di uomo sei? Maledetto, la ragazza ci è scappata per colpa tua. Come pensi di rimediare? Sentiamo! Su, di qualcosa. Avanti, di qualcosa, parla! Adesso basta. Hai dovuto chiamare quattro dei tuoi scagnozzi per riuscire finalmente a metterlo a terra e hai ancora il coraggio di parlare e non ti vergogni? Oh, è arrivato il nostro amico Ito, quello che l'altro giorno ci ha chiesto scusa in ginocchio. Di un po', sei per caso venuto a porgere delle altre scuse, eh? Non avevamo chiuso la faccenda con il nostro ultimo incontro? Che cos'è? Forse è rimasto qualche piccolo dettaglio da sistemare? E se fosse come vorresti sistemarlo? No, caro, non qui. Preferisco parlarne in un altro posto. Andiamo. Andiamo. Non farlo, Ito. Ehi, sei ancora vivo? Rispondi! Imai, rispondi! Sei stato tu a portare qui, Ito. Mi dispiace, non sono riuscito a trovare nessun altro. Io... Accidenti, non avresti dovuto farlo. Coraggio, li dobbiamo raggiungere. Sì. Allora, la finisci o no di seguirmi? Tornatene subito a casa, capito? Chissà cosa cavolo sta pensando. Che cosa? Che cosa sta succedendo laggiù? Come va, Ryo? Stai meglio? Sì. Oh. Ciao, cagnone, che bello rivederti. Oh. Davvero, non è niente, è solamente un graffio, sai? Non è niente, sì. È colpa tua, Mitsuhashi. Ryo! Se non ti fossi cacciato nei guai con la Akeisa, Sagara non l'avrebbe molestato. Ryo! Non ho capito, cosa ha fatto Sagara? No, non fraintendere, Mitsuhashi. Lo sai, sono piuttosto carina e lui voleva solo farmi un po' di corte. Già, cosa avevi capito? Beh, che cos'hai? Mi vuoi prendere in giro, piccolo? Ma sì, è evidente che stai scherzando. A chi verrebbe in mente di fare un po' di corte a una mocciosa come cosa te? Cosa hai detto? Ripeti! Potrai farti fare la corte quando smetterai di usare il biberon. Mitsuhashi! Riko, ma perché ha inventato quella frottola invece di dire la verità? Se avessi detto la verità avrebbe subito provocato l'ennesima rissa. Tu dici? No, io non credo affatto. È il tipo da non alzare un dito se si tratta di aiutare il prossimo. Accidenti, smettila di seguirmi. Pussa via, show, show! Mitsuhashi.
Ti do una possibilità prima di ridurti a brandelli. Allora, perché hai picchiato in quel modo i ragazzi del mio liceo? Voglio una risposta, e subito. Continui a parlare come se fossi il più forte. Eppure mi hai già chiesto scusa. Subito dopo però ti ho visto steso a terra come un bel mucchio di letame. Quella specie di pagliaccio biondo mi aveva teso un tranello. Comunque questa è una faccenda che non ti riguarda. Anzi, al contrario. Lui è mio amico e ti ha battuto, quindi è come se ti avessi battuto anch'io. Non te l'ho già detto? Ah, davvero? In questo caso farò pagare a te tutto quello che quel tuo amico ha osato farmi con l'inganno. Noi teniamo la nostra reputazione da duri. Se qualcuno ci smentisce, siamo finiti. Oh, sai, sono terrorizzato. Se siete duri come dite, perché vi comportate come vigliacchi cercando di fare del male a una ragazza? Taci, lo sai che il primo colpo è sempre decisivo in un combattimento? Io tradirei perfino i miei genitori, pur di vincere. Ah, ma questo significa che sei tale e quale a Mitsuhashi. Per fare quello che lui considera il proprio interesse, sarebbe capacissimo di tradire tutti i suoi amici. Però lui è... È profondamente diverso da te, è talmente buono che a volte faccio fatica io stesso a riconoscerlo. È il motivo per cui lo accetto come amico. E ogni volta che tu dovessi fargli del male, verrò e te la farò pagare. Basta, adesso parli come un eroe, invece sei solo ridicolo, ti meriti una lezione. Bravo, bravo! Che cosa ancora? Mitsuhashi. È una storia molto commovente, mi viene proprio da piangere, sì, davvero. Sono rimasto molto colpito. Mitsuhashi, mi hai risparmiato una bella fatica venendo fin qui. Ti ringrazio. Tu devi stare fuori da questa faccenda. Nessun problema, Ito, lo sistemo io, sempre che non pianga. Niente affatto, voglio farlo a pezzi io, una volta per tutte, questo piantagrane. E non sarò contento fino a quando non lo farò. No, non posso, capisci? Non posso lasciare fare sempre a te la parte dell'eroe. E poi, insomma, sai com'è, mi è ritornata la voglia di dargli una bella lezioncina con le mie mani. Sì, ne ho il diritto e lo voglio fare, hai capito? Li abbiamo cercati dappertutto senza trovarli. Già, li abbiamo persi, questo è evidente. Oh, mi dispiace tanto, Imai. Non avrei proprio dovuto chiedere a Ito di aiutarti. No, non importa. Quello che mi dispiace è che Riko mi abbia visto sconfitto per la seconda volta. Oh, Imai. Beh, che cosa c'è da ridere tanto? Avanti, diteci quello che volete e poi andatevene. Siamo venuti a dare una mano a Sagara. Sai dove sia, lo vorremmo trovare. Ah, sentite, perché prima non vi fermate un po' a giocare con me? Se appena posso vorrei risparmiare a Ito un po' di fatica. Quindi adesso mettetevi a fare la nanna! Hai messo le mani addosso a chi non c'entra nulla con voi. Perché l'hai fatto? È successo perché hai provocato i miei ragazzi. Allora perché non te la prendi con chi ha cominciato? Tu vuoi solo ingannare la gente. A che Isa o meno non mi fai paura. E impara a non mettere le mani addosso alle ragazze. Un uomo non si comporta così. Misurati con me invece di parlare come un pallone gonfiato, bastardo. Basta così, Mitsuhashi. Levati dai piedi, Ito, altrimenti giuro che ti ammazzo. Ti ho detto basta, non lo vedi che è già svenuto? È inutile continuare! È finita, hai vinto tu ancora una volta, Mitsuhashi. Ah, ce l'hai fatta, è alla grande, Imai. Già, ma sono completamente a pezzi. Oh, ma chi li ha ridotti così? Sei stato tu, Imai? Sì, e tu, invece, che cosa hai combinato? Ah, niente, Mitsuhashi mi ha rubato la scena. Non conosco il motivo, ma si è caricato ancor più del solito, no? Deve essergli successo qualcosa. Ah. Oh, oh, guardate come è arrossito. Ficca naso, che cosa vuoi insinuare? Su, indovina cosa voglio insinuare. Chi se ne frega, comunque avrà agito in modo sleale come al solito, giusto? È un viscido, lo sai anche tu. E tu invece immagino avrai usato una bomba per stenderli così tutti e cinque. Non credere che tutti siano scorretti come te. Diglielo tu, tu hai visto tutto, non è così? Oh, che cane intelligente. Su, dammi la zappa. Oh, e ora saluta da bravo. Ma che cacchio ti prende? Sei completamente impazzito!